Siamo con Andrea Pia, allenatore dei giovanissimi del Ghilarza. Siete tra le prime quattro squadre della Sardegna, un risultato davvero prestigioso per una società come la vostra. Sì, infatti è la prima volta, già è stata la prima volta nella storia del settore giovanile, dopo 17 anni c'entrare i playoff con i giovanissimi, e adesso arrivare tra le prime quattro è una grande soddisfazione che ha premiato il lavoro di una stagione intera. Grazie a parte Andrea! Invece non siete su Scherzi a parte, ma siete sicuramente una delle migliori realtà del calcio al centro Sardegna. Oggi diciamo che la qualificazione l'avevate già acquisita nella gara di andata, oggi avete un po' giocato con il freno a mano tirato, anche perché domenica c'è un'altra partita. Sì, infatti, e diciamo che mi aspettavo la partenza sprint del San Paolo, che doveva giocarsi tutto per tutto, ha trovato il gol sul calcio di rigore, dopo abbiamo creato tantissimo, abbiamo avuto sei occasioni nitide soli davanti al portiere, e dopo il gol del pareggio 1-1 abbiamo, come hai detto tu, cercato di amministrare appunto per domenica. Gestire la gara, lei. Sì, anche perché le ammunizioni, queste cose pesano parecchio adesso. E che una squadra, la vostra, che gioca un calcio molto palleggiato, cercate sempre di gestire il possesso a palla e poi di inserirvi con i giocatori molto svelti, molto forti tecnicamente. Sì, abbiamo sviluppato questa identità di gioco durante la stagione, io ho battuto molto sulla manovra palla a terra con il possesso a palla, e poi cercare di sfruttare i nostri esterni che sono velocissimi, anche la punta Vidli, che oggi ha fatto il gol, che è un giocatore molto rapido negli ultimi 30 metri. Certo, tra l'altro il vostro girone non è stato facile, lo dimostra il fatto che sia la Purifurti che la San Paolo hanno passato il primo turno. Sì, è un girone molto complesso quello del girone C, io l'ho sempre detto, l'ho sempre affermato, vengo da 3 anni in Juniores, ci sono campi veramente ostici come Fondi, dove ci abbiamo anche lasciato le penne, Dorgali, che era un campo ostico, e poi la solitudine si è dimostrata un fortino inespugnabile anche per una potenza come il Latte Dolce, anche per noi che abbiamo pareggiato a stento, abbiamo rischiato parecchio il giorno con la Purifurti, e la stessa San Paolo che oggi comunque ha messo dei valori in campo abbastanza buoni e ha giocato un'ultima gara. Ecco, se vogliamo trovare dei difetti a una macchina perfetta come quella di Ghilarza, il fatto che a volte qualche giocatore un po' lezioso tiene a trascinare la palla, magari perché ha grandi numeri tecnici. Sì, sì, ho alcuni giocatori che piace specchiarsi, soprattutto i centrocampisti, gli esterno, sono diventati ormai consapevoli dei loro mezzi tecnici e a volte cercano di straffare, tant'è vero che in allenamento, ma anche in partita oggi, mi avrei sentito richiamare più volte il giocatore a palla a due tocchi. Ecco, adesso quante possibilità avete di andare in finale, che sarebbe qualcosa di inimmaginabile? Adesso diciamo che ci giochiamo il tutto e per tutto, ce la giochiamo al 100% alle nostre possibilità, abbiamo la partita, adesso non sappiamo il sorteggio se ci sarà favorevole, magari ci giocherete in caso fuori la prima. Esatto, anche perché questo campo per noi è molto importante, è stato un fortino inespugnabile, siamo ancora imbattuti dall'inizio del campionato, vediamo un pochettino come andrà. Io il Selargius non l'ho vista, devo dire la verità. Adesso vedremo, appunto, non so se sarà Selargius o Ferrini, quella che ci toccherà, noi dovremo guardare noi stessi, dare il 100%. Certo. Ecco, il campo di Via Volta non è tanto facile giocare un calcio palla a terra, visto che è molto polveroso, magari adesso con l'inizio del caldo sarà ancora più complicato, quindi dovete cercare di, ovviamente, di sfruttare il fattore campo in modo migliore. Sì, sì, dovremo dare il tutto e per tutto, anche perché non penso che capiterà un'altra occasione così ai ragazzi di giocarsi una semifinale dei giovanissimi regionali. Certo. Benissimo, noi ringraziamo mister Pia, ovviamente grande complimenti per la straordinaria stagione della guida del Ghilarza, per i risultati ottenuti e per come giocano i ragazzi, che è la cosa più importante al di là di quello che sarà poi il piazzamento finale. Grazie mille. Grazie.